Vita da Carlo è una serie Amazon avente come protagonista Carlo Verdone, che ha partecipato, tra l'altro, oltre che come interprete principale, come protagonista, anche alla ideazione, alla sceneggiatura e anche alla regia di questa serie. Questa serie, in dieci puntate, ci porta dentro una versione fittizia della vita di Carlo Verdone. Regista che non ha bisogno di presentazioni, personalmente è forse il mio preferito per il panorama italiano, tra l'altro. In questa divertente commedia, in dieci puntate, abbiamo la possibilità, con puntate da mezz'ora luna più o meno, di farci un'idea di questa fittizia esistenza che è quella appunto di Carlo Verdone. Un'esistenza in cui lui è con una. Moglie da cui ormai è separato da tanto tempo, anche se in alcune occasioni gli capita di dover fingere di starci ancora assieme, in cui ha due figli: un, un ragazzo che è sempre molto proiettato nell'ambito lavorativo, magari quindi segue molto poco il padre, e al tempo stesso una figlia, invece, che è più all'inizio del suo percorso lavorativo e che sta per partire essenzialmente. Si allontanerà molto presto dalla sfera familiare lasciando magari il povero Carlo, di fatto praticamente da solo per la maggior parte del tempo, come lui stesso dice, a doversi barcamenare nella vita di tutti i giorni. Nella vita di tutti i giorni in cui si ritroverà magari qualche amico che lo metterà a dura prova, ogni tanto che lo metterà in situazioni abbastanza imbarazzanti e al tempo stesso magari si ritroverà in situazioni atipiche anche per lui. Infatti, molto presto... Finirà in un vortice che lo porterà ad essere uno dei potenziali candidati a sindaco di Roma. E questo qui è un pochettino l'elemento iniziale di questa serie. Questa serie in cui il personaggio di Carlo, perché in questo veste è appunto personaggio, non se stesso, diciamo, perlomeno non del tutto, si ritrova questo personaggio a cercare disperatamente di lasciarsi alle spalle un pochettino quello che è il suo passato di attore e regista soprattutto proiettata nell'ambito della commedia e della comicità e cerca in qualche modo di cominciare, o ancora meglio, di riproporsi in chiave più drammatica. Sta cercando infatti di tirare su una storia drammatica con però magari produttori poco complianti e con il pubblico che continuamente comunque continua a richiedergli di ritornare a essere quello che era un tempo magari. Soprattutto gli vengono costantemente richiesti i personaggi. A me è divertito abbastanza questa serie. Ha divertito abbastanza, ma in realtà quello che ho apprezzato maggiormente di questa storia è stato proprio quell'elemento che per certi versi il personaggio di Carlo Verdone vorrebbe sviluppare maggiormente, ovvero sia il lato drammatico. Infatti, in realtà, al contrario, magari di come uno si può aspettare quando comincia la visione di questa serie, in realtà ci sono diversi momenti che sottolineano il lato più drammatico non triste, comunque complicato della vita di questo personaggio e magari di questa persona, appunto. Ci sono sicuramente tante situazioni comiche, soprattutto legate ai personaggi, alle illogicità della vita di tutti i giorni. Ci sono anche dei momenti in cui ci sono delle vere e proprie fantasie che prendono vita, però in realtà quello che mi ha colpito maggiormente è stato anche un po' il senso di solitudine, le difficoltà che un personaggio del genere con un suo progresso può affrontare oggi nel mondo contemporaneo e che magari ha difficoltà a destreggiarsi anche in cose della vita comune, come fanno tutte le altre persone. Non è che semplicemente perché si ha davanti a sé molto spesso una telecamera che si è lontani da determinate difficoltà della vita di tutti i giorni. Divertente questa serie mi ha divertito molto, ad esempio, il personaggio in tutti i sensi di Max Tortora con le sue difficoltà coniugali. Magari mi ha divertito, ovviamente, il personaggio di Chicco, che è l'ex fidanzato della ragazza e che poi diventa in qualche modo il principale sostenitore per la candidatura di Carlo, che all'inizio è molto riluttante, anzi, in realtà non vorrebbe fare realmente una campagna elettorale, ma a un certo punto invece sentirà per questa sua grande passione per Roma il desiderio di provare a dare una mano in qualche modo a questa città in difficoltà. Però per il resto tutti i personaggi, bene o male, fanno il loro sporco lavoro, assolutamente c'è anche la possibilità di un interesse amoroso con una farmacista, questo interesse amoroso che sarà più complicato del previsto, inevitabilmente, ma in realtà tutto quello che vediamo in questa miniserie perché al momento è una miniserie, sarà più complicato del previsto per il proprio personaggio di Carlo che, come al solito, io da fan ho apprezzato. Lo apprezzo normalmente nell'ambito dei film, l'ho apprezzato anche questa salsa di versione seriale. Personalmente, forse l'unica cosa che un pochettino non mi sono state super congeniali sono state alcune alcuni soffermarsi magari su Roma in maniera particolarmente spinta e al tempo stesso magari alcune enfasi sul rapporto del personaggio con i giovani o in generale certe diciamo morali o certe rilevazioni che possono essere fatte dal suo personaggio sull'odierno e sui giovani d'oggi però per il resto devo dire che sono rimasto assolutamente contento di questa serie e quindi sento di poterla consigliare. Non so se ad oggi vorrei una prosecuzione vera e propria di questa serie, perché comunque io preferisco in chiave cinematografica, aver tutto sommato, però, qualora un domani arrivasse una prosecuzione di questa storia, tutto sommato, credo che la potrei vedere senza il minimo problema. Al tempo stesso, però, devo dire che. Dopo aver visto questa miniserie, che per certi versi, anche se la forma è stata diversa, l'ho percepita un po' come un film lungo, tutto sommato, sono in attesa di vedere il prossimo lavoro, spero cinematografico, di Verdone, che fortunatamente negli ultimi tempi mi sta ritornando a genio come in passato era molto di più e quindi... Spero davvero che questo possa essere l'ennesimo segno di un nuovo inizio, o se non di un nuovo inizio, di un nuovo capitolo comunque positivo nella produzione di questo grande artista che tanto apprezzo. Vite da caro, se vi capita recuperatevelo.